Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Allora, sono andata a fare la spesa stamattina perché ieri mi sono creata il menu settimanale, qui si è bagnato, vabbè, perché sto proprio facendo la spesa in base al menu settimanale, facendo così veramente risparmio un sacco, ma proprio tantissimo, quindi mi metto d'impegno e faccio l'inventario di quello che c'è in casa, quello che vorrei fare, quello in base alle offerte che potrei fare. E per esempio in questa settimana ho speso all'incirca 70 euro tra MD e Lidl. Allora, vi leggo un attimo il menu settimanale. Il lunedì avevo previsto, quindi ieri perché oggi è martedì, minestrina più uova più i fagiolini. Alla sera gnocchetti sardi alla matriciana, e questa era già roba che avevo in casa. Stamattina sono andata a fare la spesa, oggi a mezzogiorno abbiamo mangiato pasta al ragù, quello nel vasetto perché Lele doveva partire, quindi una cosa molto veloce, e del prosciutto cotto fresco. Stasera ci sarà il minestrone e del formaggio e del prosciutto, quello di oggi. Mercoledì 6 una pasta, siamo solo io e Mattia, quindi una pasta in generale. La sera pasta bianca più dei filetti di palombo che ho nel freezer. Giovedì a mezzogiorno qualcosa che ho in casa, nel senso che essendo da sola probabilmente giovedì tornerà a scuola Mattia, quando io sono a casa da sola mangio un panino o qualcosa al volo. La sera farò le bruschette con le patatine fritte nella friggitrice d'aria. Venerdì 8 una pasta al pomodoro come cena e come secondo anche qua andremo sul prosciutto, formaggio o cose del genere. Sabato a mezzogiorno gnocchi e funghi e le spinacine, probabilmente le spinacine poi verranno fatte la sera, comunque chi mi segue lo sa, io faccio dei menù, poi se quel giorno lì non ho voglia faccio quello di un altro giorno, insomma. E sabato 9 la carne macinata con la verdura, domenica 10 il pollo arrosto con le patate e la sera la pizza molto probabilmente. Allora, da MD ho speso, adesso poi vi lascio anche gli scontrini, ho speso 31,51 euro, vi faccio vedere, metti a fuoco lo scontrino, così se volete vedervi i prezzi, 31,51 euro, e ho comprato appunto il prosciutto cotto, ne ho presi 3 etti, era in offerta a 89 centesimi, non era sta bontà, però comunque si è fatto mangiare. Mattia, che è il nostro cracco di famiglia, ha detto che è buono, quindi vabbè, e ne ho presi 3 etti. Poi ho preso queste patatine qua, che sono un po' più grosse di quelle normali comunque che faccio nella friggitrice ad aria. Poi il minestrone, questo, a cui a volte vado ad aggiungere un po' di cuori, un po' di patate, dipende, o lo lascio così, che lo farò adesso andato a prendere Nicolas. Poi ho preso del ketchup e della maionese. Questa maionese qua di MD a noi piace tanto perché a noi piaceva quella della Kraft, ma non ci piace più, è troppo acida. Quindi questa l'abbiamo trovata e devo dire che non è male e costa anche relativamente poco. Le patate, il selenella, 1 chilo di pasta l'abbiamo già mangiata oggi, però comunque era 1 chilo. I tronchetti, questi se ci scappa di aver voglia di un po' di dolce. Poi misto di funghi secchi, questo per fare la pasta con i funghi. Ho trovato finalmente le fragole, 1,99 euro, e hanno un profumo molto buono, quindi speriamo che siano buone. Ho preso delle banane, del pomodoro ciliegino da fare con le friselle, che a me piacciono tantissimo. Ho preso 2 confezioni di spinacine, erano in offerta a 1 euro, quindi le ho prese. Ho preso 2 confezioni di panna da cucina, 2 confezioni di passata di pomodoro e 1 confezione di polpa di pomodoro che userò per fare le bruschette. Poi ho preso 3 confezioni di mangiare pestella, che era in offerta a 35 centesimi.
due robiole che mangiano i bambini, mangeremo probabilmente stasera, e una vaschetta di prosciutto cotto in offerta a 1,49 € che ho preso da tenere lì in evenienza. Ecco, allora tutto questo a 31,15 €, non mi ricordo, vabbè, comunque centesimi. E questa è stata la prima parte. Io fortunatamente ho MD di fronte a Lidl, quindi riesco a fare tutte le cose in base alle offerte. Tiro su un attimo la spesa di Lidl e poi ve la giro. Eccomi con la spesa di Lidl. Allora, da Lidl ho preso appunto le friselle che sono buonissime. Io le ho scoperte, sono buonissime, anche se le più buone che non ho trovato oggi però sono quelle integrali di MD, secondo me. Poi ho preso appunto il ragù, quello di tagliamo, io lo tengo sempre in casa perché non si sa mai, il pane per le bruschette, per appunto fare la cena con le bruschette. Ho voluto prendere questo paccone di mix grattugiato, anche se non sarà buonissimo, però io di solito prendo quello a pezzi, però non riuscivo ad andarlo a prendere, e quindi ho detto questo lo tengo in freezer, almeno nel caso ce l'ho, perché qua veramente consumano una quantità infinita di grattugiato. Poi ho preso un chilo di gnocchi, di patate, poi i novellini che erano in offerta a 85 centesimi e a me piacciono molto. Simil galbanino, questo qua è il formaggio a pasta filata che ai miei piace un sacco. Poi ho preso questi piselli con le carote da far saltare in padella, a me e a Niki piacciono molto, e i fagioli bianchi di Spagna, sempre per un contorno. Di taloni rigati da fare sia col sugo sia nel passato di verdura. Le stelline per la minestrina, un pacco di fusilli o, come dice Niki, pasta a molla. E poi ho preso 1, 2, 3 wurster col formaggio, che è la nostra nuova religione dominante, che anche questo ce l'ho per un pranzo veloce, da tenere lì. Cuori di iceberg che erano in offerta a meno di 1 euro, il latte parzialmente scremato, un filotto di spaghetti, poi ho preso la macinata di scottona che era in offerta a 3,49 € e le sovracosce di pollo, anche queste sono 1 chilo, erano in offerta anche loro a 3 qualcosa, da fare in forno appunto con le patate. Da Lidl ho speso 34,70 €. Ah, e ho preso anche la scatola, la scatola di Nescafè Dolce Gusto, questa qua da 30, che è quella che ha tirato sul prezzo, perché costa 8 euro e qualcosa, il mix di grattugiato 4 euro, quindi sono già 12 solo lì. Comunque vabbè. Allora, lo scontrino è questo, spero che ci leggiate. Totale 34,73 €. E questa è la mia spesa, detersivi, cose del genere ero a posto, quindi questa è la mia spesa per la settimana. Farò il minestrone, ma ieri abbiamo fatto appunto la matriciana con la pancetta, quella non nelle vaschette cubetti, ma la pancetta quella normale, insomma quella tesa al pezzo. Quindi Lele ha tenuto le cotiche e ha fatto questo, che è un fondo con appunto l'aglio, il prezzemolo, la cotica e l'olio, la cotica poi la tolgo, perché io e Niki faremo la pasta con i ceci. Quindi da questo io poi aggiungo i ceci, li faccio un po' insaporire, aggiungo il brodo e poi la pasta. Quindi io e Niki mangeremo quella, è buonissima, fidatevi che è buonissima. Invece a Mattia farò o la minestrina, o appunto, visto che preparo il minestrone, gli farò un pochino di minestrone, perché lui i ceci non li mangia. Questa era tutta la mia spesa della settimana con il menù della settimana. Magari con la settimana prossima vi farò vedere anche come
nello specifico organizzo il menù e basta. Adesso io, love. Abbiamo rifatto anche la cucina. Abbiamo pitturato le mattonelle della cucina e sono venute bellissime. La cucina proprio è venuta molto bene. Comunque, chiudiamo. Io adesso fra poco dovrò andare a prendere Nicolas e ci vediamo magari in giornata. Vi saluto, ciao!